Oggi parliamo di allergie e le allergie sono spesso relazionate a un problema respiratorio, quindi cerchiamo innanzitutto di andare a aprire bene il petto, approfondiamo la respirazione, portiamola a un livello addominale, rallentiamo il più possibile e poi andando a quattro zampe cerchiamo di aprire il petto, quindi appoggiamo il piede dietro, lasciamo cadere il braccio e rimaniamo il più possibile in questa posizione che ci aiuta a aprire il quarto chakra, il chakra del cuore. Espiro, torno, voi cercate di tenerla un paio di minuti, noi ve la facciamo vedere un po' più velocemente. Espiro, torno. E adesso andiamo a sederci sui talloni, ci allunghiamo bene a terra, nella posizione del bambino. Poi facciamo qualche passo con le mani in avanti e torniamo giù. E anche qua dovreste sentire il petto che si apre bene, bene, bene. E poi inspiro e l'ultima asana che ci aiuta moltissimo è quella del cammello, quindi puntiamo i piedi, portiamo le mani sui glutei, mi raccomando glutei fortissimi perché ci devono difendere la schiena, e inspirando andiamo indietro, e espirando torniamo, quindi e inspiriamo, espiriamo in avanti. Inspiro, sentite bene il petto che si apre, espiro, inspiro ed espiro, molto bene, e poi ci allunghiamo ancora un attimo a terra, potete ripetere il secondo esercizio che abbiamo fatto, quindi camminare in avanti con le mani oppure rimanere in posizione del bambino, comunque l'importante è che sentiate bene il petto che si apre. Ebbene, torniamo. Grazie per essere stati con noi. Tornate presto. Namaste.